Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. Oggi volevo trattare quattro punti, che poi saranno molti più di solo i quattro, dentro ogni punto ci saranno diverse cose, per ottimizzare al meglio il vostro PC, il vostro sistema, la vostra situazione, diciamo, digitale, in questo periodo di quarantena dove ognuno di voi ha molto tempo libero. E anche io, per forza di cose, non è che c'ho molto da fare dopo aver lavorato. Quindi partiremo sia dal PC, ma poi andremo a toccare anche altri ambiti, giusto per avere un'ottimizzazione perfetta di quello che è il vostro sistema digitale, o casalingo, diciamo, i vostri sistemi smartphone, tablet barra PC. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che è finita la promozione Disney Plus da 59,90 al posto di 69,90, ma adesso c'è una settimana completamente gratuita di periodo di prova che potete utilizzare. E in questo momento, una settimana, dopo che avete finito questi consigli qua, avete altro tempo libero e avete voglia di non avete voglia di giocare, magari potete usare Disney Plus completamente gratuitamente per una settimana. In una settimana fate in tempo a vedervi praticamente mezzo contenuto, visto il tempo libero che c'è in questo momento. Per cui qua sotto trovate il link, vi ricordo che basta poi alla fine, se non volete rinnovare, togliere il metodo di pagamento e il rinnovo automatico alla fine di questi 7 giorni, e appunto scadrà poi il periodo di prova. Quindi iniziamo il video. La prima cosa che appunto volevo trattare è la pulizia superficiale dei vostri dispositivi, principalmente il PC. Come abbiamo detto nel video dedicato che trovate qua sotto nelle schede, la polvere è il nemico numero uno del PC, causa diversi problemi, compreso l'aumento delle temperature. Quindi fare una pulizia approfondita del vostro sistema e rimuovere tutta la polvere dai filtri, che magari bagnate, togliete tutta la polvere, ma completamente bianchi, poi asciugate ovviamente i filtri, pulite perfettamente ventole, dissipatore, l'esterno, il sotto soprattutto del PC, anche l'area dove è il PC, che magari se imboscato da qualche parte ovviamente sarà pieno di polvere, per cui una pulizia completa del PC, vi ricordo di seguire i consigli che vi ho dato nel video, quindi magari farlo in garage o sul balcone, utilizzare comunque un sistema, magari un compressore piccolo. Ci sono, io ad esempio ho comprato un aggeggio che praticamente con 60 euro su Amazon spara molto, un getto d'aria molto forte, un compressorino che si attacca alla spina normalmente e non ingombra niente. L'ha preso anche l'oro, è una figata quell'aggeggio. Se non avete comunque troppo tempo, una pulizia superficiale, quindi rimozione della polvere, può essere sufficiente comunque già per un bel po' di cose, perché comunque rimuovere la polvere è sempre una cosa positiva, e non fatelo tendenzialmente, non dico mensilmente, però cercate di farlo il più possibile per tenere pulito il vostro sistema. Più andiamo avanti, più richiederà tempo, per cui il secondo punto è una pulizia approfondita, quindi non superficiale, di tutta la postazione. Quindi pulizia dei tappetini, fatta molto bene con una spugnetta, e poi pulire tutte le macchie, pulire tutte le cose, le tastiere, rimuovere ogni keycaps, tentare magari anche gli switch, però non tutti possono, perché non tutti sono hot swap e la maggior parte sono saldate, e pulire approfonditamente la tastiera. Oltretutto il PC, una pulizia superficiale può non bastare, perché la polvere si nasconde nella lamella del dissipatore, nei punti più bastardi, per cui un sistemare qualcosa che magari avete lasciato lì così perché non avete tempo, avete aggiunto un SSD, l'avete attaccato e mollato lì non fissato, anche noi a volte succede di fare le cose al volo, per cui ci sta mettersi lì, magari smontare tutto, ricambiare la pasta termica, magari anche della GPU se è scaduta la garanzia e tutto, per cui fare anche un lavoro fatto bene, quindi CPU e GPU, cambiare completamente pasta termica, andare a pulire approfonditamente il sistema, rifare cable management, quindi proprio dare una svecchiata completa alla configurazione, andando proprio a ritoccare quelle cose che magari non avete avuto tempo di fare per la fretta o perché appunto non avete tempo. Mi raccomando, anche le tastiere, pulirle molto bene, anche i keycaps e tutto, in modo tale che sia molto, anche magari igienizzarlo in questo momento, soprattutto se lo utilizza più gente, perché la tastiera vi ricordo che è proprio uno dei peggiori posti dove ci può essere sporcizia e batteri per ovvi motivi, perché c'è lì che ci cadono anche i residui di pelle, per cui è normale pulire approfonditamente una tastiera in questo momento, non può essere che bene. Oh, e qua andiamo avanti e ci spostiamo, perché abbiamo sistemato un PC, l'abbiamo pulito la polvere, riassemblato, messo a posto a livello di cable management, ora un gioiellino, sembra che l'abbiamo appena tirato fuori dalle scatole e appena assemblato. Ora ci spostiamo sul software. Il software, e io lo so bene, può essere incasinato, se non peggio dell'hardware, perché anch'io mi rendo conto nella mia attività sia di youtuber che comunque come giocatore, che comunque utilizzandolo anche per altri motivi lavorativi,
a molte volte ho in giro casini su desktop, file, video, audio, robe e altre cose buttate lì alla cazzo, giochi su un SSD che dovrebbero essere sull'altro e tutto, e questo è il momento proprio per dare una sistemata generale a tutti quei documenti, a tutte quelle cose che sono in giro la cazzo per il vostro PC, archiviare bene tutti quelli che sono i vostri documenti, sistemare i video, una cosa che ho fatto, mettere a posto tutti i video, tutte le riprese, tutte le cose che abbiamo fatto, e come detto archiviarle molto bene è una cosa che sicuramente può darvi comunque aiuto alla produttività anche in questo momento di smart working, che magari avete ancora di più incasinato la situazione aggiungendo cartelle e altre cose. Per cui cerchiamo di avere il desktop più pulito possibile, avere solo le cartelle principali, non avere 200 icone nel desktop che vanno solo a incasinare, ridurre produttività e fare solo casini, per cui andate a gestire meglio i documenti, utilizzate le cartelle, il desktop deve stare il più pulito possibile, il più organizzato possibile, utilizzate lo start e tutta la parte destra, magari allungatela, gestitevi bene le app, dividetele per gruppo di lavoro, ad esempio io metto le app di giochi, le app per registrare, le app per fare i test, e le app di produttività, il tutto per gestire meglio le cose. Ci ho messo un po' di tempo per fare tutte queste tre cose, però il risultato comunque è molto soddisfacente. Soprattutto se avete dischi multipli come li ho io, si inizia veramente a avere un casino tra tutte quelle robe in giro da una parte e dall'altra, e magari dare dei task specifici, delle comunque cose specifiche a ognuno degli SSD per organizzarsi meglio, è una cosa che comunque mi aiuta nella produttività e anche nel gaming, perché magari scopri di avere l'SSD SATA con su Civilization e l'SSD NVMe da 5000 MB per secondo con su giochi che non gli serve un cazzo quella velocità, per cui magari mettere giochi tipo Civilization sull'NVMe, e infatti ho fatto questo spostamento. Oltre a gestire bene l'archiviazione, è il caso anche di rinfrescare i vostri driver, aggiornare driver video, soprattutto è una cosa molto importante per avere prestazioni migliori in game e più sicurezza e meno crash e altro. Per cui andate, utilizzate come best practice almeno quello che faccio io di Duan Installer, che riavviando in modalità provvisoria vi permette di fare una disinstallazione completa di quelle che sono tutte i driver magari dalla GPU, che sia AMD o Nvidia o altro, e appunto fare poi un'installazione pulita che dovrebbe prevenire conflitti driver o altro, per cui questa è un'ottima cosa e io ve lo consiglio caldamente perché lo faccio da anni e raramente ho problemi. Il punto 4, dobbiamo fare un bel discorso. I dati sono l'oro del nuovo millennio, diciamo, sono in questo momento sono una delle cose più preziose, e riprendere il controllo dei vostri dati è una cosa fondamentale. Il PC, comunque noi qua parliamo molte volte di PC da gaming, però il PC non è solo gaming, è molto altro. E riprendere il controllo di tutte quelle che sono i vostri dati, comprese le vostre password, è una cosa molto importante. Ad esempio, utilizzare un gestore delle password in questo momento non mi sembra più una cosa per me opzionale, visto comunque tutte le cose che sono accadute, tutti i buchi che abbiamo ricevuto in vari servizi. Utilizzare un gestore delle password, ad esempio io utilizzo LastPass, non è sponsorizzato, è quello che utilizzo io, che ho valutato migliore per le mie esigenze, ce ne sono una marea che potete valutare, togliendo ovviamente tutte le password di Google, tutte le password di Apple, la memorizzazione automatica del password ovunque, quindi utilizzare quello come gestore univoco delle password è una cosa che mi ha aiutato. Ci ho messo un po', inutile negare che avevo una quantità di siti e password doppio, utilizzavo una password che pensavo fosse sicura per una marea di siti, addirittura per il sito delle banche. Ovviamente ho cambiato tutto, mettendo le password suggerite da generatori molto complicate, che adesso in questo momento, ad esempio su smartphone, con il riconoscimento della faccia, con l'impronta digitale, potete comunque sincronizzare e avere le password giuste, comunque sempre su un unico dispositivo, perché LastPass, ad esempio, c'è ovunque, posso avere la password giusta sia su iPad, che su iPhone, che su PC, che ovunque. È una cosa veramente figa, dovete solo ricordarvi una password, che in questo momento mi sono ricordato, una fatta veramente stracomplicata, da 20 tra cifre, lettere, alfanumerico, ma una roba veramente potente, però me la sono ricordata con una frase, è l'unica che vi dovete ricordare, potentissima, e per il resto non utilizzare più sistemi di password autonomo e tutto, perché adesso, come è successo ad esempio con la copia dei canali YouTube, basta vi copiano la sessione di Chrome, è andata. Al di là dell'ottimizzazione hardware, ottimizzazione software, ottimizzazione dei dati, quindi riprendere il controllo di tutto quello che è il vostro sistema, riprendere il controllo dei vostri dati, delle vostre password, e oltretutto anche io ho sentito il bisogno di creare una cartella digitale delle mie attività, nel senso che
ad esempio le buste paga, le cartelle clinica, gli esami del sangue, tutto ce li ho in un faldone che ho con tutti dentro i miei dati, divise, tutto. Sono organizzati piuttosto bene, sono piuttosto organizzato su queste cose. Ho scannerizzato tutte le buste paga, perché ho detto magari fra 30 anni, quando andrò, fra 60 anni, quando andrò in pensione, magari mi dicono, ah, quest'anno qua l'hai mancato e tutto, e quindi ce l'ho, perché comunque ho la doppia possibilità. Utilizzare un cloud sicuro, adesso non vi dico quello che uso, però ce ne sono tanti, comunque molto sicuri, in cui potete mettere i vostri dati principali, buste paghe, tutto, per gestire in modo produttivo tutta quella che è la vostra documentazione, così da avere una doppia copia. A me è sembrato utile, in questo momento lo fa. Quindi digitalizzazione di alcuni dati protetti, protezione massima delle password dei vostri sistemi, e oltretutto aggiungerei di attivare l'attivazione a due fattori ovunque sia possibile, perché ad esempio a me, vi dico la verità, mi hanno ciulato l'account Ubisoft poco tempo fa, perché avevo password ripetute, mi avevano bucato e mi avevano rubato l'account Ubisoft. Dopo alcuni account che mi sono stati rubati non prioritari, dopo quelli che si è successo, i casini su account YouTube, negli ultimi mesi ho deciso di dare proprio una completa taglio di tutta quella che è la gestione superficiale che facevo dei miei dati, riprendendone il controllo, avendone piena funzionalità e quindi ottimizzando sia produttività che sicurezza. In questo momento, quindi, visto che si ha proprio tempo, vi dico, avere il sistema perfetto più che il PC perfetto, riprendendo il controllo delle prestazioni del PC, rimontando, riassemblando e rivedendo temperature ottime, riprendendo il controllo dei vostri dati, organizzando la produttività e riprendendo il controllo anche della sicurezza, che in questo momento, diciamo, avete dato un po' troppo per scontato, come è successo a me in primis. Quindi questi sono i consigli per avere un sistema perfetto più che un PC perfetto, perché ottimizzare per gaming, produttività e sicurezza, direi che in questo momento che abbiamo tempo libero è la cosa giusta da fare. Oltretutto potete anche smuovere il discorso anche per lo smartphone, magari iniziando a rimuovere tutte le porcate dei meme che avete sul vostro, perché sicuramente salverete le foto di WhatsApp e Telegram sul vostro dispositivo, quindi avrete un milione di foto pieno di merda, di meme porno o di altre schifezze che vanno a intasare il vostro PC, per cui andate a pulire anche magari quello dopo aver sistemato il vostro PC. Per cui se avete altri consigli fatemi sapere qua sotto e condivideteli, che magari li metto sopra se sono cose molto utili che possono aiutare tutti gli altri. Diciamo che direi che è il momento opportuno per fare questi tipi di lavoro, per poi ripartire al massimo e super organizzati quando sarà finito tutto. Alla prossima, ragazzi!